Allora ragazzi, una nostra vecchia conoscenza si chiama Max Léger-Sonfait. Max, te lo ricordi Max Léger-Sonfait? No, assolutamente. Max Léger-Sonfait. Beh, Max Léger-Sonfait è un complottista che vive a Tenerife, che ha detto che è un ammiratore del Duccio, eccetera, eccetera, il quale ha pubblicato una roba che si chiama La vera storia delle piramidi. Pensa che le piramidi siano state costruite dagli alieni. Ma figurati. Io lo ma chiamerei. Figurati. Vai regia! Sì? Max? Chi è? Sono Cruciani, come stai? Ciao Cruciani, come stai tu? Beh, dimmi. Amico, non c'è male, non c'è male. Grande battaglia, grandi battaglie sempre, sempre. Senti Max, scusami, allora, volevo chiederti una cosa. Ho letto una cosa sulle piramidi, molto interessante. Hai pubblicato una roba sulle piramidi. Aspetta, fammi sentire Max. Prima fammi sentire Max, poi lo critichi. Dai, dimmi. Nelle piramidi, che volevi sapere? Chi l'ha fatte? Sì, no, che cosa hai scritto sulle piramidi? Chi l'ha fatte le piramidi? L'hanno fatte gli alieni, hanno fatte le piramidi. Cioè, no, ho capito, le piramidi le hanno fatte gli alieni? Certo, che i scemi pensano che l'hanno fatti quelli antichi e trogloditi, ma come facevano a fare i piramidi quelli che non sapevano manco il martello, lo scarpello, non c'erano niente? Che i piramidi se vanno così senza attrezzi. No, però scusami, tu stai dicendo che non l'hanno fatte, le piramidi non sono state fatte dai grandi egizi, stai dicendo, perché erano dei trogloditi, secondo te, ovviamente. Certo, è normale, no? Ma che te pensi che hanno una cultura questi? Dai. Non è possibile che fanno le piramidi certi soggetti. Dai, allora, la vera storia delle piramidi di Max Léger-Sonfait, un capolavoro costruito dagli alieni. Max ci spiega tutti i dettagli. Dunque, gli alieni avrebbero costruito le piramidi. Questo è uno scoop eccezionale, eh? È una bomba, direi, una bomba. Una bomba, sì, è certo che è una bomba. Una bomba di teste di cazzo. Una bomba di cazzate, certo, certo, lo scoop. Arriva lui che allora, dice dopo piramidi... secoli, dopo studiosi, Schliemann, archeologi, gente, arriva lui e ce l'ha fatta gli alieni. Andate a fanculo tutte e due. Cioè, fanculo tu, Cruciani, che lo chiami, e questo povero idiota. Imbecille, ma che cazzo sei? Un archeologo? Ma che cazzo sei tu? Un archeologo? Spiegami com'è possibile. Ma spiegami cosa? Spiegami che medicine prendi, imbecille. Dimmi, Max. Ma scusami tanto, ma tu come facevi dei blocchi che pesavano tonnellate a 800 chilometri li dovevi portare fino a dove stanno le piramidi? Ma stiamo a scherzare con le barchette, con che le portavi? Ma dove hai scoperto sta cazzata te, somaro d'un somaro? Ma che sei, un archeologo? Sei laureato in storia, imbecille? Ma ammettiamo che, che sia vero quello che dici, ma ammettiamo che sia vero che non l'hanno costruito. Aspetta, è una follia di questo idiota. Ma ammettiamo che sia vero, ma perché? Me lo muti per favore sta scimmia qui, me la muti per favore? Allora, mettiamo sia vero che non sono stati gli egizi, ma perché gli alieni? Cioè, che prove hai degli alieni? Questo è il dramma, vero? O no? Perché le piramidi fanno parte di quel sistema che danno la visione su Orione, sul cinturione d'Orione. Sì, d'Orione. Sì, dunque... Certo, perché è normale, loro erano come parabole che davano il punto di riferimento sulla Terra, perché all'epoca le piramidi erano bianche come la neve, Ma dove le hai lette queste cazzate? Dove le hai viste queste stronzate? Però scusami Max, ma come l'ho vista? Ma io ripeto ancora una volta, informatissima. Sì, io ripeto ancora una volta, Max Léger-Sonfait, ricordiamo, residente a Tenerife, nelle Canarie, youtuber. Ma non mi interessa, è solo un imbecille che ha tanto tempo libero e si inventa queste teorie del cazzo, povero idiota. Ma io come cazzo faccio a parlare con uno scemo come te? Però scusami Max, ma però, che sei un archeologo? Ma dice... anni e anni di studi di archeologia, e arriva sto stronzo da Tenerife, da non so dove, che dice ste minchiate su YouTube. Cazzo, ma sei ignorante. Però sei scusami ignorante, Max, se uno può avere dei dubbi se uno afferma che sono stati gli alieni a costruire le piramidi, qualche dubbio dei dubbi. Solo dei dubbi. Venivano tagliati con i laser dagli alieni, portati con l'antigravità. Portati come? Funi. L'antigravità, con i dischi volanti, con antigravità li sollevavano. Ma a che scopo questo? Perché erano come dei punti di riferimento per loro. È come se tu piazzi un'antenna che ti posso dire su quel punto lì è un punto di riferimento. Erano sostanzialmente dei punti di riferimento degli alieni. Ma guarda che nel mondo ci stanno parecchie piramidi, non è che ci stanno solo quelle del Giza. È sempre opera degli alieni, ne sono, dici?
Certo, so, tutte queste cose nell'antichità sono state fatte dagli alieni. Allora, capito? Ricordiamo una cosa, che Max Lecesonfè sostiene che Berlusconi è ancora ibernato in Russia. Io, scusa, ma mi sto innervosendo molto. È vero, confermi questa cosa, che Berlusconi è ibernato in Russia, non è morto, no? Non è morto, nel senso, è ibernato, nel senso, lui è, si muore, allora, l'ibernazione viene fatta da morto. Lui è morto, però è ibernato, aspetta con la tecnologia di tornare in vita. Questa è la grande teoria di Max Lecesonfè, la grande teoria di Max Lecesonfè. Ricordiamo che Max Lecesonfè è un nostalgico, è un idiota, è un nostalgico, no, di sua eccellenza, giusto? Ma non è un idiota, quello è il meno. Vabbè, quello è il meno, posso dirti. Mutalo questo, lo devi mutare. Sei un nostalgico di sua eccellenza e un ammiratore di Putin, mi sembra, no? Certo, sì, sono un ammiratore fortemente di Putin, perché è una grandissima persona. Sì. Nostalgico, certo, nostalgico perché, cioè, tutto quello che succede, che si vede che succede all'Italia, non funziona più, è uno schifo, proprio l'Italia è lo sbando. Cioè, capito? È un paese veramente uno straccio di paese è diventato. E dunque, sua eccellenza è da ricordare con favore, sua eccellenza Benito Mussolini. Diciamo che se ci fosse un personaggio come sua eccellenza, io penso che sta cazzo d'Italia tornerebbe a essere l'Italia, cosa che non è più l'Italia, capito? Allora ricordiamo questa cosa. Ricordiamo qua, che questo qui è un coglione. Intanto diciamolo sempre, perché altrimenti c'è l'equivoco. Infatti è vero, ma hai preso per un coglione, tu mi devi avere tutti e due i coglioni, non uno solo. Ma è vero che sostieni che Einstein è una capra? Non ho capito. Ma no, non è una capra, è un somaro mannaro proprio Einstein. Ancora che tu sostieni Einstein, che le piramidi sono opera degli alieni, e sostieni che Einstein è un somaro. Ma ragazzi, è incredibile. No, qui, perché non è. No, ma no, la teoria della relatività non regge più. Non, è una cosa. Non regge. È una cosa invece che non regge più. Invece è... regge il fatto che le piramidi sono opera degli alieni. Certo, ma te pare che l'hanno costruito i trogloditi? Ma non è possibile, per favore. Chi crede a questo è proprio un demente. Chi crede a questo? Come dimostrato che il Big Bang non esiste. Cos'è che non esiste? Il Big Bang non esiste. La nascita dell'universo non è nata dal fatto del Big Bang. Purtroppo loro non sanno che la velocità della luce si supera. Loro dicono signor che Max Lecesonfè, signor Max Lecesonfè. Te l'avrei spiegato se venivo da te, però purtroppo devo ripartire, è arrivato via. Vabbè, devi ripartire. Pensa a te che peccato, cazzo. Grazie, Max, a presto, arrivederci, grazie, arrivederci. Ciao Luciani, ciao Lorenzo, studia. Ciao. Sì, studia. Pietro, è tornato.